E ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video su Cattle & Crops. Allora, nello scorso episodio, nello scorso tutorial, avevamo visto come falciare l'erba. Ora, il prossimo tutorial dovrebbe essere la formazione delle andane. Allora, vediamo un attimo, dovrebbe essere qua, sì, esatto. In questo tutorial rastrellerete l'erba tagliata in un campo in cumuli di terreno con un rastrello di 3 metri. Vabbè, rastrello, vabbè, le traduzioni come al solito lasciano un po' a desiderare. Glassliner 500, l'andana dell'erba sarà poi raccolta da un rimorchio per l'insilamento e il male. Oh, va bene, ok, quindi via. Partiamo subito, attendiamo il caricamento della mappa. Eccoci qua. Allora, sì, vabbè, facciamo meno di leggere che tanto l'abbiamo appena letto. Solito class Arion 530. E qua abbiamo il nostro ranghinatore, detto rastrello, dalla traduzione di Cattle & Crops. Bene, via, partiamo, non c'è tempo da perdere, immagino che il campo sia sempre quello dell'altra volta, almeno credo. Attacchiamo con B. Mentre ci sono falciatrici che mettono l'erba direttamente nelle andane da sole utilizzando l'astro trasportatore, questo è normale, sono le aziende. Ok, va bene, va bene. Va bene, andiamo al campo 15. Andiamo al campo 15. Eccoci qua. Il campo penso sia sempre quello. Sì. È sempre quello, solo che ci fa partire da qua. Ci fa partire da qua. Ok. Ci posizioniamo dove dice lui. Molto gialla questa. Vabbè. Gli spieghiamo. Ok. Quello e viene giù questo. Perfetto. Poi, ok, accendiamo. Sound. Abbassiamo. L'autore della strada gira in senso anti-orario ad alta velocità, i denti afferrano gli steli dell'erba. Ok, ci spiega un attimo come funziona il ranghinatore e via. Come potete vedere, là è arrivato, là in fondo, già un altro trattore pronto per appunto tirar su l'andana, ecco. Un autocaricante, ok, Madonna mia, non l'avevo alzato. Mi aspettavo un'andana un po' più alta. Ora torneremo sul campo nell'altra direzione, così facendo però non si crea una nuova andana, ma piuttosto l'erba si fonde con. Ah, ok. Bene. Bella anche questa cosa che appunto spiega il funzionamento degli attrezzi, appunto. In modo che anche uno che non è molto pratico, magari non è del settore, ma vuole iniziare un attimo a giocare questo simulatore, almeno non si trova proprio spaesato. E appunto l'utilità di questi tutorial. Ok,
che io ripeto non faccio prima, ma le sto facendo insieme a voi. Ok, parcheggiare il trattore vicino al campo. Ah, forse ci fa subito provare con esatto, immaginavo. Ci fa provare subito con l'autocaricante, quindi non va più veloce, no. Allora, entra nel Droids 7250. Ovviamente prima di entrare noi facciamo il nostro solito giro per vedere com'è fatto questo autocaricante. Qua abbiamo tutti i tubi ben collegati, etichette, il ruotino che si sposta leggermente. È un bel carro autocaricante, eh? Non è proprio piccolino. Due assi, bello, fatto bene. Quindi saliamo a bordo, via. Ok, ci apriamo una porta che fa caldo. L'andana sarà ora raccolta con il rimorchio per l'insilamento. Vabbè, rimorchio per l'insilato, no, il pick up, va bene, anche qua ti spiega. Vediamo se si vede. Ok, qua immagino che ti dica come l'imballatrice. Esatto, come l'imballatrice ti dice che se guidi troppo velocemente e diciamo tiri su troppa paglia, troppa erba velocemente, si può inceppare il condotto. Interessante questa cosa, che c'è solo su certe mod di farming, mentre qua appunto è di default. Come sapete, Catalan Crops punta molto su, diciamo, l'utilizzo di certe cose di default, certe cose che c'erano come mod su farming, appunto queste, su questo simulatore sono già di default. Se questo pick up si inceppa dovete togliere la congelazione. Ok, sì, vabbè, come sull'imballatrice. Vediamo anche un attimo il plane. Difficile andare dritto e guardare il plane. Ok, guidiamo piano, ci dice che stiamo andando troppo veloci. Alziamo il pick up, spegniamo. Ok, ci fa anche già fare un bel giretto in stalla. Il lampeggiante, non mi ricordo qual è. Non mi ricordo. Tiriamo via qua. Va bene. Ok. Guidiamo fino in stalla, vediamo dove scaricare. Tanto siamo qua vicini all'azienda. Bellino anche il peso che si fa sentire, nonostante il rimorchio non sia pieno, perché abbiamo raccolto solo un'andana. Però allora entriamo di là, penso. Vediamo un attimo. Ok, sì, ci fa entrare di qua, ma ci passiamo? So che è il tutorial. Ecco, cheat. Mi è dato subito una sportellata. Ok, entriamo qua. Avvia. Scaricando di lato, vediamo. Ah beh, no, beh, ok, ho scaricato
Ora sapete come la cosa è. No, non ci ha fatto. Ah, non ci fa finire il tutorial. Pensavo ci facesse finire il tutorial. Forse devo fare completa. Non lo so, va bene. Comunque, abbiamo visto anche questo funzionamento. Direi di andare un attimo al menu principale. Che vediamo. Eccoci qua. Vediamo un attimo qual era il prossimo tutorial. Raccolta del fieno. Ok. Imparate a controllare l'umidità nelle andane. Ok, va bene. Quindi dobbiamo voltare il fieno nel prossimo tutorial. E qua abbiamo. Ok, foraggio, conservazione e vendita, interessante. E dopo iniziamo con le procedure degli animali, penso al biogas, eccetera, eccetera. Niente ragazzi, anche per questo piccolo breve tutorial è tutto. Controllate sempre in descrizione che ci sono molti link utili, Instagram, Discord e altri link interessanti. Ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale e anche per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!